grosse nazioni dell'86, un anno per me non troppo esaltante perché ho corso in una cilindrata che non era la mia, però in quella gara ho fatto la mia parte perché sono stato convocato per rappresentare l'Italia nella classe 500. Allora si correva un 125, un 2,5, un 500 e quindi c'erano le classi un po' diverse, non era MX1, MX2, MX3, ma insomma, quindi io ho fatto la mia parte perché siamo riusciti a portare a casa un risultato importante, secondi dopo l'America, quindi penso quasi una vittoria. Tanta gente, mai visto una roba, cioè, avvolti dalla gente a fine gara, anche ma durante la gara, io non so come riuscivano a stare aggrappati a quella scarpata, perché la vista maggiore è abbastanza in pendenza, tutta l'anfiteatro, no? E la gente era dappertutto, pieno. Il Motocross delle Nazioni che si svolgerà quest'anno a Maggiora penso sia un evento da non perdere, perché unico, un po' per il posto, perché Maggiora è una pista storica, e un po' perché Maggiora è Maggiora, e quindi penso bisogna essere a Maggiora quel giorno per vedere lo spettacolo, sarà un grande spettacolo, penso.